anticipazioni un posto al sole e news. Il 2021 sarà l'anno delle svolte inaspettate. L'emergenza coronavirus, peraltro ancora in corso, ha avuto ripercussioni importanti e pesanti sulla vita di tutti. Così come accaduto ad altre soap e prodotti televisivi, anche Un posto al sole, quest'anno, ha annunciato lo stop alle riprese. E così, per circa 2 mesi, i fans della serie partenopea hanno dovuto rinunciare al loro programma preferito. Solo verso la metà del mese di giugno 2020, il set ha riaperto i battenti. E attori, autori e produttori hanno dovuto osservare, come d'altronde stanno facendo ancora, un rigido protocollo per girare. Tra test e tamponi periodici, misurazione della temperatura, mascherine, distanziamento, rinuncia a determinate tipologie di scene, anche Un posto al sole, si è dovuto adeguare alle normative per contenere la pandemia. Durante il periodo di fermo forzato, gli attori della soap, però, non hanno abbandonato il pubblico. Come? Attraverso interviste, dirette social o ancora a mezzo di Un posto a casa, lo spin-off della serie, hanno fatto di tutto per far sentire la propria vicinanza ed il proprio calore alle persone a casa. Il 2020, nonostante tutto, è stato un anno ricco di inaspettati colpi di scena, avvenimenti a dir poco incredibili ed impensabili. Nico, ad esempio, ha lasciato la sua promessa all'altare, dopo aver scoperto il bacio tra lei ed Eugenio Nicotera. Il giovane avvocato, poi, ha detto addio allo studio Navarra per entrare a far parte di quello del legale, Aldo Leone, ove lavora la sua ex, Beatrice Lucenti. Inoltre, ha stretto amicizia con Leonardo Arena, che lo ha portato un po' sulla cattiva strada. Il sosia di Tommaso, invece, è sprofondato in una crisi profondissima, dopo il TEND, con Serena. Mentre Roberto Ferri, per accaparrarsi i giantieri e distruggere Fabrizio Rosato, ha macchinato contro Marina, portando quest'ultima a propendere per una scelta drastica. Quella di lasciare la città partenopea. Il 2021, però, non sarà esente da svolte, mai pensate prima d'ora. Gli spoiler lasciano trapelare ben poco, per non togliere il gusto di scoprire tutte le novità nel corso delle puntate. All'orizzonte si prevedono nuovi arrivi, ma anche addii. Ci saranno anche ritorni dal passato, separazioni, drammi e vendette. Non mancheranno i momenti di forte ilarità. A tal proposito, Raffaele, Guido e Cerruti, con i loro siparietti tragicomici, ci strapperanno di sicuro qualche risata. Molti personaggi, infine, precipiteranno in crisi, coinvolgendo, con il loro fragile equilibrio emotivo, anche le persone intorno. Insomma, non resta che attendere tutti gli approfondimenti del caso, non credete? Anticipazioni Un posto al sole e news. Raffaele Giordano precipiterà in crisi. Tra i personaggi più simpatici ed apprezzati di Un posto al sole, figura sicuramente lo storico portiere, Raffaele Giordano. Di norma, le puntate che lo vedono protagonista sono divertenti. Ma in passato, così come già accaduto negli ultimi tempi, il papà di Diego ha dovuto fare i conti anche con momenti molto forti. Basti pensare alla morte di Rita, la sua prima moglie, avvenuta sotto i suoi stessi occhi. Oppure, di recente, alla crisi lavorativa che sta vivendo il primogenito. I due, infatti, come si vedrà nei prossimi appuntamenti trasmessi da Rai 3, avranno una forte discussione, legata ai diversi modi di intendere la vita ed il lavoro, in generale. Comunque sia, un certo nervosismo ha contraddistinto il nostro Raffaele, anche nel giorno della vigilia di Natale. L'uomo, infatti, nel prendere le statuine per fare il presepe, nell'atrio di Palazzo Palladini, ha trovato la statuetta del bambinello, rotto. Ciò lo ha mandato fortemente in crisi, perché quella statuina era sua da anni, e prima ancora, apparteneva a suo padre. Ma come sarà il 2021, per il Giordano? Gli spoiler tacciono in merito. Ma lasciano trapelare che, almeno nelle primissime settimane, continuerà a scontrarsi fortemente con il figlio Diego.
il quale, nonostante le titubanze ed i dubbi espressi a chiare lettere dal genitore, non ne vorrà sapere di rinunciare al suo progetto imprenditoriale. Patrizio Rispo, in una recente intervista, inoltre, ha confessato che, così come è accaduto per il suo personaggio, anche per lui, nella vita reale, il Natale è stato diverso. A causa della pandemia ancora in atto, lo ha trascorso solo, con la moglie e i suoi due figli. Quando era bambino, le festività natalizie erano una gioia. Si ritrovavano in 80, 90, a casa della nonna. La famiglia era molto numerosa. Solo suo padre aveva ben 7 fratelli. Ora, invece, tutto è diverso. È sì, felice di godersi i suoi ragazzi, ma, di contro, è assalito da un pizzico di nostalgia. I suoi figli hanno 17 e 19 anni e stanno perdendo molte occasioni di socialità, dalla scuola allo stare in famiglia o con gli amici. Il 2021 sarà un anno importante per molti protagonisti di Un Posto al Sole. Cosa accadrà di preciso al simpatico Giordano? Appuntamento alle prossime news. Anticipazioni Un Posto al Sole e news. La piccola Bianca Boschi, sempre più protagonista. I piccoli di Un Posto al Sole saranno sempre più protagonisti nel 2021. Le ultime vicende del 2020 hanno visto, infatti, Jimmy e Bianca in prima linea. Il figlio di Nico sta soffrendo tantissimo a causa dei problemi del suo papà, la cui crisi, sorta a seguito del mancato matrimonio con Susanna, sta avendo ripercussioni importanti su tutti i settori della vita. La figlia di Franco Boschi e Angela Poggi, Bianca, non smette di supportare il bambino. E nei prossimi appuntamenti, entrambi dovranno fare i conti con le bugie raccontate ai loro genitori. Fino ad un po' di tempo fa, Bianca era interpretata da Sveva Carleo. Ora, a vestire i suoi panni, è Sofia Piccirillo, che ha subito fatto breccia nel cuore dei telespettatori, a causa della sua schiettezza e spontaneità. Grazie al suo talento, tutto naturale, davanti alla telecamera, gli autori sono riusciti a coinvolgere Bianca in storyline più lunghe e complesse, interpretate dalla piccola, con grande credibilità. In comune con il suo personaggio, la Piccirillo ha l'amore per gli animali ed il suo essere sempre in prima linea per difendere gli amichetti più deboli. La sua passione per la recitazione, nonché il desiderio di trasformarlo in un lavoro futuro, è nato sul set de L'amica geniale, ove è riuscita a guadagnarsi un piccolo ruolo. Sofia è apparsa anche in alcuni filmati di Explorers su Rai Gulp, affrontando tematiche importanti con spiccata maturità. La sua mamma ed il suo papà, fin da piccola, le hanno insegnato e trasmesso l'amore per l'arte. Non ci stupisce, infatti, che la Piccirillo, in una recente intervista, nell'esprimere le sue preferenze in fatto di attori, abbia citato nomi importanti, come Sofia Loren o Audrey Hepburn. Bianca, dunque, quando diventerà grande, sarà coinvolta in vicende, pronte a lasciarci con il fiato sospeso per il suo coraggio e la sua maturità? La risposta è sì. Proprio come i suoi genitori, nella finzione, ovvero Franco e Angela, da sempre impegnati in prima linea per difendere i più deboli o per combattere le ingiustizie sociali. Un Posto al Sole, anche nei prossimi appuntamenti trasmessi da Rai 3, non mancherà di emozionarci. A prestissimo, con un nuovo appuntamento. Anticipazioni Un Posto al Sole. Prossime storyline. Nico non riuscirà a conquistare Susanna. Una new entry nella vita di Leonardo. Nico vivrà nuovi momenti difficili. È quel che trapela dalle nuove anteprime della soap partenopea, che svelano che il bel Poggi, purtroppo, anche se ce la metterà tutta, non riuscirà affatto a ristabilire un dialogo sereno con la sua ex, Susanna. Il timido riavvicinamento, preannunciato più volte dagli spoiler settimanali, ci sarà, ma non riuscirà a ripristinare il rapporto tra i due ragazzi. Le crepe saranno ancora molto evidenti e l'avvocato non riuscirà proprio a fidarsi della Picardi dopo il tradimento subito. Assisteremo, dunque, ad un teso confronto,
che, se almeno all'inizio farà ben sperare, in un happy end per la coppia, complice anche l'atmosfera natalizia, si risolverà di contro, in un vero e proprio fuoco di paglia. Il giovane Poggi, infatti, perderà di nuovo la speranza di poter ricostruire qualcosa con la sua ex. E, sempre più disperato, sarà propenso a prendere una decisione, relativa al versante professionale, davvero molto forte. Che cosa riguarderà? È ancora troppo presto per rivelarne il contenuto, ma quel che è certo è che si tratterà di un qualcosa di molto clamoroso. Passiamo adesso all'amico di Nico, Leonardo Arena. L'uomo, a breve, sarà nuovamente al centro dell'attenzione, pronto a stupirci come non mai. Come ben sappiamo, ha avuto una storia d'amore, molto travagliata, con Serena. Interrottasi nel momento in cui, la donna, si è accorta che il ragazzo, aveva ancora a che fare con il mondo della droga. La perdita del bambino, che la Cirillo aspettava da lui, poi, ha finito per peggiorare le cose tra loro. L'Arena, più volte, ha accusato Serena di essere ancora innamorata di Filippo e di aver perso il piccolo che portava in grembo, perché poco interessata a diventare madre ed a condividere l'esperienza di genitore con lui. Infine, proprio le sostanze stupefacenti, spacciate dal sosia di Tommaso, hanno toccato anche la storyline legata alla crisi di Nico Poggi. I due, come ben sappiamo, hanno stretto amicizia, complice il brutto periodo che stavano vivendo in ambito sentimentale. E Leonardo, un giorno, ha consegnato al Poggi delle pastiglie che, per un soffio, non hanno messo in pericolo la vita del piccolo Jimmy. A breve, come segnalano le anteprime, Leonardo cercherà l'aiuto ed il sostegno di Serena. E quest'ultima, seppur reticente ad offrirgli supporto e vicinanza, non riuscirà a tirarsi indietro. Perché? Che cosa accadrà di preciso? Le anticipazioni Un posto al sole preferiscono mantenere l'assoluto riserbo in merito. Ma, nel contempo, indicano che, tra non molto, nella vita di Leonardo, si affaccerà una persona molto importante per lui, che sarà interpretata da un volto molto amato e ben noto del daytime delle reti Mediaset di qualche anno fa. Chi approderà nel cast? Vi aggiorneremo il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.